magari il conflitto di interessi fosse quello di Berlusconi. Quello si vede, e come l'hai di essere, se lo conosci lo vedi, lo puoi combattere, lo puoi contrastare. Ti appende l'articolo 21 della Costituzione e ne dice tutti i colori. Il conflitto di interessi è quello che non si vede, è l'altro conflitto di interessi. Uno dei più grossi conflitti di interesse sta proprio dentro il Parlamento. Fino a quando noi permettiamo che chi fa il parlamentare, chi fa il consigliere regionale, nel mentre svolge questa funzione, deve fare anche l'avvocato, il commercialista, il medico, l'imprenditore e quant'altro, non sapremo mai se i provvedimenti che si prendono in Parlamento alla mattina servono per tutti gli italiani o per lui il pomeriggio. Scusate che lo dico franco, ma con 150 euro parlamentari che fanno gli avvocati, tu non sai mai la ragione vera per cui va fatto quel provvedimento. Il vero conflitto di interessi va risolto innanzitutto sul piano culturale, ma poi sul piano di alcune norme, perché sul piano culturale non basta. Il problema vero è che questo Parlamento non gli puoi chiedere di risolvere il conflitto di interesse vero, perché è come chiedere a uno condannato all'impiccagione di impiccarsi da solo. È chiaro che non lo farà mai. Bisognerà cambiare le persone, bisogna mettere come impegno politico di chi si propone a nuove elezioni di dire io lo faccio questo se ho la nuova maggioranza, e quindi andare a verificare se lo fa, e ci vuole il giudizio del popolo su questo se lo fa. Io personalmente ho proposto tre questioni, tre più uno, tre che riguardano i politici, uno che riguarda il sistema di imprese, che a mio avviso se fossero state attuate dal 92, io l'ho proposto nel 94 al famoso incontro a Cernobbio, che ci hanno processato pure rimedio alle istituzioni, però io sono ancora convinto di questo. Primo, incompatibilità non in verticalità, dico a quegli studenti che ci sono, le due questioni sono diverse evidentemente, è ineleggibile quello che non si può candidare in ineleggibile, incompatibile quello che si può candidare, può essere eletto, ma nel momento in cui è eletto deve fare una scelta, o l'uno o l'altro, non puoi fare prendere questa risultata. Allora, incompatibilità, perché non gli puoi togliere il diritto alla eleggibilità di quelle persone che una volta elette fanno i parlamentari regionali, sono poi parlamentari loro. Una volta che si diventano parlamentari sono eletti, per cui devono rinunciare a qualsiasi altra attività professionale e istituzionale. Per esempio il presidente della politica, il presidente di sindaco e quant'altro, lo ritengo una cosa che non ha né capo né cuore, soprattutto se fa poi l'avvocato, se fa l'imprenditore, se fa tutta l'altra attività. A me pare che, quindi, è la prima cosa, incompatibilità. Secondo, ineleggibilità delle persone condannate per reati gravi, non certo per reati minimi. Uno, se è stato condannato in via definitiva, si deve capire che se è vero, come è vero, perché dicevano gli ateniesi, insomma, la migliore società, il migliore rappresentante della società dovrebbe andare a rappresentare l'istituzione, non i peggiori. Per cui oggi è diventato un motivo di onore portare qualche avere una tacca di qualche condanna sulla sinistra della camicia. Io ve lo ricordo sempre in questo dibattito televisivo, non so se te lo ricordi ancora tu, c'erano due politici del Ministero della Prima Repubblica, uno era del centro-destra e uno del centro-sinistra, non so se ha portato molto da qualche parte, non ricordo. E si spiegavano cosa bisognava fare per mettere a posto i conti dello Stato, e uno gli ha detto all'altro, oh, io lo conosco bene queste cose, per fare il mio mestiere di politico nella Prima Repubblica sono stato condannato due volte, e quell'altro gli ha risposto, io tre.